Ma salve lanterne rosse, venite che vi faccio vedere un'altra ricetta di MasterChef ancora. Ingredienti molto semplici. Se siete stati invitati da qualcuno a cena e non sapete che cosa effettivamente fare e avete tre ingredienti in croce nel frigorifero, beh, la ricetta della povertà. Partiamo con passata di pomodoro fatta da vostra nonna. Noi l'abbiamo presa alla Coop, con del basilico, mozzarella del supermercato, wurstel del supermercato e dell'ottima pasta sfoglia. Allora, prendiamo la pasta sfoglia, la stendiamo e la tagliamo in quadrati, piccoli quadrati, quindi fate una bella griglia e poi disporremo i vari ingredienti. Ecco il risultato finale. Ora andremo a disporle meglio in teglia per aggiungerci del pomodoro. Quindi disposti in teglia, passiamo a mettere il pomodoro e avremo un risultato del genere. Guardate. E poi finisce il pomodoro, questi tre li lasci così. E siamo pronti a passare alla mozzarella. E mozzarella messa. Guardate che carini. E ora passiamo all'invenzione del demonio. I wurstel. Consiglio è di mettere i wurstel solo nelle pizzette che sono grandi, altrimenti tutto straborderà e avrete un pastrocchio in teglia. Noi non sappiamo se stiamo facendo un buon lavoro, però vi faremo sapere alla fine della ricetta, anzi, giudicherete voi. Ok, eccoli qui, sono pronte queste pizzette. Inforniamo 180 gradi per circa 20 minuti, ovviamente controllate a che punto è la cottura e ci vediamo fra 20 minuti. Ed ecco a voi il risultato finale. Guardate un po' la cottura, sono bastati 20 minuti. E niente ragazzi, ora per voi assaggerò. Prendiamo questo. E niente allora, una ricetta veloce, semplice, cremosa e avvolgente. È costata zero, davvero zero, con gli avanzi del frigo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto lo capisco. Inquadratura finale su questo.